Buon pomeriggio a tutti. Oggi è il 1° di ottobre e quindi vi parlerò dei libri del mese di settembre. Vi preannuncio che non è stato un mese granché ricco di letture, ho avuto una sorta di blocco del lettore, non so bene come mai, forse perché l'ultimo libro che ho letto, anzi il secondo, perché ne ho letti solo due, mi ha deluso talmente tanto che non so perché non mi è venuta più voglia di iniziare qualcosa di nuovo. Ho provato a iniziare un paio di libri, ma forse perché anche questi non mi stanno entusiasmando, non sono riuscita a terminare altro. Quindi iniziamo con i due libri che ho letto questo mese. Allora, uno è ancora della saga di Owen Archer, scritta da Candace Robb, ed è Il segreto della cappella, il secondo di questa serie di thriller gialli medievali. Se appunto, come vi dicevo, il primo libro che ho letto di questa saga, che in realtà nell'ordine era, non mi ricordo se il sesto o il settimo, non mi aveva entusiasmata, iniziando la saga dal punto giusto, quindi con il primo romanzo che era La rosa del farmacista e poi con questo Il segreto della cappella, mi sono ricreduta. La storia è davvero piacevole, i personaggi sono sempre accattivanti e le storie, anche se non brillano per eccessiva originalità, perché appunto siamo magari, almeno io sono abituata a leggere altri tipi di romanzi medievali come quelli già citati di Alice Peters, devo dire che queste letture sono davvero piacevoli. Nell'ottica appunto di una letteratura abbastanza leggera e non troppo impegnativa, mi sento di consigliare questa serie. Non vi racconto neanche qui niente di quello che succede perché comunque è bello scoprirlo poco per volta, però devo ammettere che sono gradevoli come romanzi e comunque il protagonista maschile, sì, perché poi c'è anche sua moglie, di questa saga che è appunto Owen Archer, è un personaggio estremamente affascinante. Io riesco sempre a farmi entusiasmare dai protagonisti in qualche modo belli e dannati, quindi questo protagonista, questo personaggio non poteva che piacermi. Quindi consigliato per una lettura poco impegnativa. Il libro invece che mi ha deluso davvero moltissimo è questo, si chiama Farfalle Nere ed è di Tara Bray Smith. Come potete vedere, e se vi ricordate la mia risposta nel tag delle indiscrete domande letterarie, ti è mai capitato di comprare un libro solo per la copertina? Sì, questo è uno di questi. E il 90% delle volte che ho fatto un acquisto del genere sono rimasta delusa. Questo caso non fa assolutamente eccezione. Farfalle Nere è un romanzo che rientra in due delle mie passioni, ovvero comprare libri per le belle copertine, perché effettivamente questa copertina mi attraeva molto, e due, i libri con protagonisti o comunque indirizzati a un target adolescenziale. I protagonisti di questo libro sono tre adolescenti problematici. Problematici ognuno ciascuno a suo modo, insomma, che comunque si distaccano dalla massa di adolescenti che conoscono, casualmente, nessuno li capisce, si sentono diversi e all'interno del romanzo scopriranno di essere diversi. E se i lupi mannari se ne sono andati e se i vampiri sono già stati presi, rimangono delle altre categorie, penso che quella scelta per questo libro sia la più sviluppata in questo modo, la più ridicola, secondo me. Quindi, vi l'ho già detto in altri video, io raramente boccio totalmente un libro, perché comunque amo leggere, a meno che un libro sia davvero davvero scandaloso, a mio avviso, non riesco a dire in assoluto questo libro vale zero. In questo caso ci vado molto vicina, perché la storia secondo me è banale, è orchestrata malissimo. Sono arrivata in fondo perché dicevo, adesso succederà qualcosa. Succederà? Succederà? No. Cioè, alla fine io sono arrivata all'ultima pagina di questo libro dicendo, beh, non so, mi auguro comunque che magari esistano dei seguiti che io in ogni caso non leggerò perché già il primo non mi è piaciuto, ma un libro del genere per me non ha molto senso. In realtà l'idea non era neanche poi così male. Ma per me viene sviluppata in una maniera del tutto inadeguata, comunque inadeguata alle aspettative che il lettore si fa. E cosa non indifferente,
almeno io l'ho vista anche in quest'ottica. Qua devo entrare in un discorso un po' particolare, però cerchiamo di riassumerlo al massimo. I tre protagonisti sono tre adolescenti. Questi tre protagonisti si sentono diversi dai loro coetanei e gli viene promesso da altri personaggi alquanto bizzarri che scopriranno la verità sulla loro vera natura in un rave sconosciuto nella foresta, chissà dove, sperduto tra i monti. Quando queste persone vanno a questo rave, quello che si trovano davanti è una presa in giro barra brutta copia barra immagine grottesca ripresa da rituali che veramente nella realtà si fanno, rituali pagani. Cito alcuni dettagli, il cerchio, il palo da cui penzolano dei nastri colorati e le persone ci danzano intorno, insomma, tutte queste cose che per me sono estremamente, almeno mi toccano personalmente, e che in questo libro vengono trattate con assoluta stupidità, adeguati a una trama in cui in realtà non c'entrano niente. Quindi ecco, sarà anche per questo che questo libro non mi è piaciuto, perché vengono utilizzati termini, immagini e situazioni che mi sono care e che in questo libro sembra quasi che vengano sbeffeggiate allegramente. Quindi insomma, è scritto anche in maniera abbastanza lineare, semplice, quindi si legge, non è che si fa fatica a leggerlo. Però l'ho trovato davvero inconcludente e non lo consiglierei assolutamente. Lo consiglierei per la copertina perché la copertina continuo a trovarla estremamente affascinante, è molto bella, mi piace i colori, il viola, però anche non so se si vede nel video queste farfalle. È bella la copertina, ma solo quella. E basta, per due libri direi che ho parlato anche fin troppo. Spero in questo mese di ottobre di essere un pochino più tranquilla e di ritrovare l'ispirazione per leggere. Io ascolto sempre, accetto sempre i vostri consigli, spero che qualcuno magari mi vorrà consigliare qualche libro particolarmente bello da magari con cui recuperare le magre letture di settembre e al prossimo video. Ciao ciao!